Una grande emozione quella di essere presente in quest'aula. Ringrazio la sindaca Raggi e il presidente De Vito che ci ospita in quest'aula, un'aula molto importante. Questa è l'aula consiliare dove si svolgono le sedute dell'Assemblea Capitolina, in un palazzo altrettanto importante, Palazzo Senatorio, che mi piace sempre ricordarlo, è il municipio più antico del mondo. Quindi un premio così importante non poteva che svolgersi in un luogo così importante. I Maneskin, eccoli qui, ci hanno emozionato sin dalle prime note che abbiamo sentito in televisione, e chi ha avuto la fortuna, anche quelle che abbiamo potuto ascoltare sui marciapiedi della nostra città. Oggi in quest'aula viene consegnata la massima onorificenza della città. I Maneskin sono arrivati qui in Campidoglio, sono stati accompagnati dai genitori, dai loro familiari e tanti fan che aspettavano fuori dietro le transenne, ma soprattutto, lasciatemelo dire, sono stati accompagnati in questo loro percorso dal sorriso che brilla sui loro volti in ogni momento, in ogni circostanza, anche quando hanno avuto a che fare con qualche critica che, ringraziando il cielo, abbiamo saputo respingere come paese con grande forza. Hanno contagiato diverse generazioni, non solo di giovanissimi, perché questo è importante e va sottolineato, e la loro musica ha letteralmente fatto il giro del mondo con dei successi incredibili fino ad oltre oceano. Partiamo da qui, do la parola a chi ci ospita in quest'aula, che è il presidente Marcello De Vito, per il primo saluto. Grazie, bentrovati. Innanzitutto benvenuti ragazzi, congratulazioni e un benvenuto cordiale a tutti gli ospiti presenti quest'oggi in Aula Giulio Cesare, giornalisti, consiglieri, cittadini, autorità, ragazzi, ne vedo molti, in occasione della consegna della Lupa Capitolina, simbolo del forte legame tra la nostra città e i romani, a Damiano, Vittoria, Thomas, Ethan, che con la loro musica sono partiti da Roma per portare nel mondo la loro straordinaria creatività. Apprezzati da un pubblico vastissimo e di tutte le età, hanno vinto Sanremo e l'Eurovision Song Contest di Rotterdam, dove hanno rappresentato l'Italia e aggiungerei Roma. In vetta alla classifica mondiale di Spotify e poi dischi di platino e successi internazionali. Quattro ragazzi che si collocano senza dubbio fuori dai cliché, non solo per la loro spontaneità e per quella fiera irriverenza dei 20 anni, ma perché sono diventati simbolo di una vera e propria rivoluzione artistica. Hanno letteralmente lanciato un sasso nello stagno della musica, proponendo con coraggio una musica diversa da quella dei loro colleghi coetanei, rendendo di nuovo attuale uno straordinario genere musicale, rock, e dimostrando che, pur cantando in italiano, rock and roll never dies. Essere diversi dagli altri costa sempre fatica e impegno. Damiano, Vittoria, Thomas e Ethan lo sanno bene e lo hanno anche spesso dichiarato, ma è l'obiettivo su cui punta la loro attività artistica: diventare liberi di esprimersi attraverso la loro creatività, rivoluzionando quella cultura, vecchio stile, secondo cui la diversità è ostacolo invece di ricchezza. Eppure, essendo molto giovani, hanno accettato la sfida di mettersi in gioco per costruire le basi di un futuro non solo lavorativo, ma che li impegnerà anche per il messaggio culturale che attraverso la loro musica si impegnano a diffondere. Ci tengo a dirvi in quest'aula, che è l'aula dei rappresentanti dei cittadini romani, come cittadino romano in primis, che Roma è letteralmente e davvero orgogliosa di voi ragazzi, dei successi e del percorso che avete deciso di intraprendere con passione. E l'augurio è quello di continuare su questa strada, perché quando si hanno cose da dire non si può e non si deve stare zitti e buoni. Complimenti grandissimi.
Grazie al Presidente Marcello Di Vito e prima di dare la parola alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi voglio dirvi che questi ragazzi hanno poco più di 20 anni. Lo dicevo all'inizio, li abbiamo imparati a conoscere sui marciapiedi della nostra città. Poi, lo ricordava il Presidente, sono passati per un programma come X Factor, Sanremo e infine l'Eurovision Contest. Damiano, Vittoria, Thomas e Ethan, direi che il miglior momento per poter far capire quanto sia importante questo premio che verrà loro consegnato spetti alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Permettete di salutare per prima cosa i Maneskin, Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas. Che sono qui oggi con noi. Un altro saluto e un ringraziamento va chiaramente ai loro familiari e ai loro amici che sono, li hanno accompagnati e hanno la possibilità di stare un po' con loro tra un tour e l'altro. Un saluto chiaramente a tutti i presenti, ai giornalisti e a chi ci sta seguendo da remoto. Scusate. Oggi è una giornata di festa, è una giornata importante ed è un momento che ci riempie di entusiasmo. Oggi qui in Campidoglio, in aula Giulio Cesare, è con onore che consegno a Vittoria, Damiano, Ethan e Thomas la Lupa Capitolina. La Lupa Capitolina è il simbolo storico di Roma ed è veramente con orgoglio che la consegno ai Maneskin, una band di giovanissimi artisti romani che sta strabiliando il mondo con la propria musica, carica di energia e di libertà. Quattro ragazzi, quattro artisti che sono partiti dalla gavetta e hanno scalato le classifiche mondiali. Roma è orgogliosa, orgogliosa di voi. State dando un grandissimo esempio a tutti. La vostra grinta ha portato un'irruzione dirompente di novità che è arrivata proprio nel momento in cui ne avevamo più bisogno. Con voi ha trionfato il rock a Sanremo. In questa edizione non c'era pubblico in sala, ma siete riusciti lo stesso a riempire il teatro con una musica poderosa e uno stile sorprendente. Una serie di vittorie entusiasmanti dall'Italia all'Europa. Quest'anno, infatti, dopo ben 31 anni dall'ultima vittoria, avete trionfato all'Eurovision Song Festival e grazie a voi l'Italia potrà ospitare nuovamente questa importantissima manifestazione internazionale. Una conquista che ci rende davvero fieri. Poi lasciatemelo dire, dal calcio alla musica, l'Europa, non ce ne voglia nessuno, parla italiano e forse anche un po' romano. Abbiamo visto tutti le immagini dei vostri esordi per le strade della capitale e una cosa mi ha colpito particolarmente. Da allora, da quando ancora non eravate famosi a oggi, lo stile è sempre lo stesso. Libertà, gioia di fare musica e una grinta pazzesca. Quella sana e coinvolgente sfrontatezza dovuta sicuramente in parte alla giovane età. C'ho 20 anni e c'ho zero da dimostrarvi. Legittimata però da un talento unico, vero e irresistibile. E con il talento, la passione e l'impegno state collezionando un successo dopo l'altro, riuscendo a raggiungere la vetta delle classifiche internazionali. Nell'arte come nella vita, lo slancio del cambiamento, lo spirito dell'innovazione che rivoluziona e arricchisce appartiene a chi, come voi, è diverso dagli altri e, perché no, un po' fuori di testa. Grazie davvero di non essere né zitti né buoni. Complimenti ragazzi, andate avanti così. Grazie, grazie Sindaca Raggi. E insomma abbiamo imparato un po' a conoscere questi giovani quattro artisti che già ci stanno facendo sognare da qualche anno, ma per capire qualcosa in più di loro, del loro carattere, per sapere da come si è formata, da dove arriva questa band, perché ha un nome così particolare, chiedo ad Ernesto Assante, collega di Repubblica, ma soprattutto, se posso dire in questa occasione, anche critico musicale, chi sono i Maneskin? Credo che, buongiorno a tutti innanzitutto, buongiorno Sindaca, buongiorno ragazzi, credo che sia abbastanza semplice dire
un'ovvietà, sono una magnifica rock band, ed è una frase che è difficile dire in questo paese dove il rock non ha mai avuto grandissima cittadinanza. Siamo un paese di melodisti, siamo una città di grandissimi cantautori, però appunto la storia del rock porterà anche la cifra di questi quattro ragazzi che l'hanno ripetuto tutti, abbiamo visto la loro strada cominciare per strada, suonare liberamente contro appunto le regole stabilite normalmente lungo i marciapiedi di Via del Corso, arrivare a conquistare poi le classifiche internazionali. È una strada che non tutti, anzi che tutti sognano, chiunque prende una chitarra in braccio sogna di poter fare quello che i ragazzi stanno facendo in questo momento, ma che loro sono riusciti a fare perché hanno una particolarità. Sono liberi, io ho abbastanza, come dire, esperienza ed età per poter dire che ne ho visti moltissimi di gruppi suonare in città e in Italia e anche all'estero, ma pochi hanno la disponibilità ad accogliere il mondo così come ce l'hanno i quattro Maneskin, che hanno dalla loro energia, forza, amicizia, cioè sono una squadra di quattro persone insieme. E questo, se posso dire una cosa molto, come dire, sentimentale, la sindaca mi ricorda la velocità del loro successo e questo momento, me ne ricorda un altro che spero sia augurale, ovvero quando la regina Elisabetta ha consegnato ai quattro Beatles l'onore di essere dei baronetti. Io non mi aspettavo di poter dire una cosa in piccolo molto simile e molto bella come questa. Penso che il riconoscimento delle istituzioni a una band rock che si veste come vuole, che dice quello che vuole, che suona quello che vuole, sia un importante segno di cambiamento del nostro paese e di questa città, città che, come sapete, per anni non ha prodotto granché. Diciamo che erano almeno un ventennio che non si vedeva, forse pure più di vent'anni, che non si vedeva una scena musicale come quella che Roma sta esprimendo in questi anni. Siamo diventati, è diventata la città, dico siamo anche se io non suono, ma insomma siamo diventati il centro della produzione musicale nazionale. Roma esprime una vitalità culturale giovanile che non si vedeva da tanto tempo. Roma era considerata una città da abbandonare, da lasciare per andare a cercare successo altrove. Loro invece, come si è detto per il football, hanno riportato la musica a Roma, l'hanno riportato il successo in città perché la città se lo merita in questo momento, perché sta esprimendo appunto una vitalità culturale fondamentale e finalmente anche un posto per giovani. Vittoria, Thomas, Sedan e Damiano dimostrano che si può vivere e crescere in questa città, diventare famosi in questa città, produrre cose nuove in questa città, quindi non soltanto storia della quale abbiamo bisogno, ma anche un pezzo di futuro, cioè di qualcosa che ci faccia pensare che quello a cui andiamo incontro sia meglio di quello che abbiamo lasciato. E lo fanno attraverso il rock. Perdonatemi, sono un vecchio appunto rocchettaro e per me la soddisfazione è triplice, sia quello che siano romani, siano che siano musicisti, ma anche il fatto che suonino rock, un genere che viene considerato, è stato, come dire, considerato morto un'infinità di volte, ma che, come giustamente dice Damiano, non muore mai, non morirà mai, perché finché c'è qualcuno che sogna l'impossibile, il rock and roll non morirà. Se c'è una cosa che ci dimostrano i Maneskin in questo momento è che si può sognare, si deve sognare l'impossibile, e che se noi tutti smettiamo di sognare, non solo Roma, ma il paese è defunto, e invece i Maneskin ci dicono che non lo è affatto e che il futuro forse è meglio di quello che stiamo vivendo oggi. Grazie. Grazie Ernesto. Nel rispetto di quest'aula, che è così importante come dicevamo all'inizio, poi se la sindaca, il presidente mi concedono, toglierei un pochino di cerimoniale per provare a scoprire qualcosina in più dai loro volti. Però adesso è arrivato il momento più importante, quello del premio, della consegna della massima onorificenza di questa città, la Lupa Capitolina. Un premio che è un'icona di questa città, che segna un legame fortissimo con i cittadini romani. Il simbolo della lupa lo conosciamo tutti, non ci dobbiamo dilungare su questo. Invito la sindaca di Roma Capitale a raggiungermi qui, insieme naturalmente a Vittoria, Damiano, Ethan, Thomas e al presidente dell'Assemblea, Marcello De Vito. E non stiamo zitti e buoni. Thank you.
Io porgo il microfono alla sindaca, scusate se vi passo davanti. Questo è il momento, diciamo, clou della premiazione, la Lupa Capitolina. Posso fare la prima domanda, sindaca? Mi concede ai ragazzi? Mancherebbe. Ma chi se la porta a casa adesso questa lupa? Bella domanda. Chi risponde? Adesso ne discuteremo, non si sa ancora. Fate, non lo so, moneta... A turno, secondo me, devono fare. Morra cinese. Prego. Allora, grazie. Chiaramente per noi è un onore avervi come cittadini romani e artisti che hanno davvero portato la loro arte scalando le classifiche internazionali. Quindi il riconoscimento va a voi con questo simbolo. E mi permetto, mentre loro decideranno chi si porterà a casa la lupa, che è anche un peso considerevole, quindi diciamo devono anche gestire questo dono, nel frattempo ciascuno di loro riceverà anche una medaglia di Roma Capitale. È una medaglia che noi coniamo ogni anno in occasione del 21 aprile, che è il Natale di Roma, e quest'anno l'abbiamo voluta dedicare ai 150 anni di Roma Capitale. Adesso ve la spiego e dopo ve la consegno. Abbiamo voluto raffigurare sul fronte della medaglia la Dea Roma, che con una mano rimane nel passato, e il passato è rappresentato dal Colosseo e dal Palazzo della Civiltà Romana, ma con lo sguardo è rivolta verso il futuro e guarda verso l'auditorium e la teca di Maier che contiene la Rapacis. Quindi questa è per voi e questa è una ciascuno. Questa non se la litigano, insomma, non c'è bisogno di fare. Grazie. A turno. Allora, io qualche domandina ce l'avrei. Intanto abbiamo fatto tanti complimenti a questi quattro ragazzi, a tutta la band dei Maneskin. La sindaca all'inizio ha ricordato la presenza dei genitori. Farei un applauso anche a questi genitori perché li hanno cresciuti davvero bene. Davvero bene. Scherzi a parte, ma questa passione per il rock, da dove vi arriva? Diciamo che siamo un po' tutti cresciuti ascoltando i più grandi gruppi del passato, anche grazie ai nostri genitori che comunque ci hanno dato la possibilità di scoprire tutta questa musica così bella e importante. Poi ovviamente iniziando a suonare lo strumento siamo entrati più nello specifico e abbiamo cercato di conoscere un po' tutti i grandi gruppi che ci sono. Però di base ci sentiamo comunque la musica a scuola all'interno delle nostre vene da quando siamo nati. La parola che è riecheggiata di più in quest'aula oggi è stata libertà. È una parola molto bella, soprattutto in un posto come quello dove ci troviamo. Questo spirito libero, da dove nasce? Noi in quanto artisti abbiamo fatto della nostra espressione personale il nostro lavoro, e quello che cerchiamo di fare è quello di migliorarci ogni giorno e cercare di essere sempre più onesti e trasparenti con il nostro pubblico. Ed è anche il messaggio che cerchiamo di trasmettere a chi ci ascolta. Sicuramente come nella musica cerchiamo di essere il più liberi possibile, quindi applichiamo questo discorso anche a noi stessi. A Roma c'è una parola che si usa tanto, no? Tigna. Quanta tigna ci avete messo in questo percorso? Tanta, ci vuole la voglia di arrivare, anche la consapevolezza che c'è bisogno di tanto impegno. Vittoria? Sì, diciamo che da subito noi siamo stati tutti e quattro nella stessa direzione, nel senso che questo era un po' il nostro sogno da quando eravamo piccoli, e quindi abbiamo subito avuto tutti il massimo interesse di dedicarci al 100%, e quindi siamo davvero felici di come stanno andando le cose. Allora, Sanremo, abbiamo parlato anche di Sanremo, no? Un festival che in apparenza eravamo abituati ad, come dire, delle canzoni, delle musiche non proprio così dirompenti come è stata quella dei Maneskin. Ma come vi è venuto in mente di partecipare appunto a un festival così? Ma in realtà è stata anche quella una scommessa, perché diciamo che appunto come dici anche tu non è proprio il genere più frequente qui in Italia, quindi volevamo anche lanciare un messaggio e dire comunque è possibile fare anche questo, non bisogna per forza limitarsi o farsi limitare dalle regole che ci sono nell'ambiente musicale, ma bisogna alla fine esprimersi e fare qualcosa che davvero ti rende felice e fiero. Anche e soprattutto perché se credi in quello che fai
ci chiederanno anche gli altri. Giusto, assolutamente così. La vostra musica del cuore, a parte naturalmente quella dei Maneskin, qual è? Bella domanda. Come diceva Vic, le grandi band, insomma la musica con cui siamo cresciuti, quindi sì. Se ne dovessi scegliere una, Damiano? Difficile. Una è difficile. E allora questa è passione, la seconda parola è passione. Esatto, c'è talmente tanta bella musica proprio che sarebbe proprio difficile che sceglierne soltanto magari una band o un punto di riferimento. La cosa che cerchiamo di fare è quello di prendere attenzione da diversi artisti, diverse band, diversi generi musicali proprio per essere più liberi anche artisticamente. Non voglio rubare segreti, però per esempio quando scrivete, no? Prima raccontavate alla sindaca che avete, come dire, tutti gli spazi liberi che vi trovate vi mettete a scrivere, perché quella è la cosa più importante, continuare a produrre per andare avanti con i vostri successi. Avete mai litigato? Certo. Vi appiccicate? Beh, certo. Qualche discussione. Certo. A volte. Ultimamente meno, però... Certo. Siete cresciuti. Sì. Esatto. Però no, normale, si litiga, come in ogni gruppo. Io ho un'ultimissima domanda, ma da quel marciapiede di Via del Corso all'Eurovision, quando chiudete gli occhi, e la faccio a tutti e mi piacerebbe una risposta da tutti quanti voi, quando chiudete gli occhi qual è l'immagine che vi viene in mente immediatamente, la prima? Wow, bella domanda, non so, per me personalmente è proprio il momento in cui ho realizzato un po' tutto quello che stava succedendo, e anche quando abbiamo iniziato a suonare i nostri primi concerti, che poi sono il momento dove noi riusciamo a divertirci di più, esprimerci e condividere tutta l'energia con il pubblico, quindi direi un concerto in generale. Io direi proprio Via del Corso con 20 persone davanti e la scatola di scarpe per gli spicci. Momento importante. Quando ero piccolo feci un sogno una volta, avevo sui 7-8 anni, sognai di stare su un palco con una band e suonare davanti a tante persone. Quando mi sono svegliato, per fortuna quel sogno me lo ricordavo anche abbastanza bene, quindi la prima immagine che mi viene in mente è proprio quella, il sogno che feci quella notte e che adesso si sta realizzando. Si è realizzato. Che poeta. Grande, che poeta. A me mi viene... E a me viene in mente quando abbiamo iniziato a suonare il primo giorno in sala prova insieme, che ci eravamo anche conosciuti da poco, abbiamo messo giù i primi brani e da lì pensavamo ok, adesso magari cerchiamo di suonare in qualche locale, di provare a portare la nostra musica da qualche parte, ed è un ricordo nitido del primo giorno di prova che appunto ci siamo conosciuti e poi da lì è partito poi effettivamente tutto. Parte tutto da lì comunque, lo spirito è quello. L'ultima mi è venuta mentre vi sentivo parlare, ma Zitti e Buoni, Fuori di testa, diversi da chi? Chi sono i loro dai quali voi volete essere diversi? Ma diciamo che era più proprio un discorso sul fatto di celebrare la propria individualità e di non doversi per forza omologare a quelli che sono gli standard o i cliché che poi la società spesso cerca di imporre, ma di avere coraggio anche di essere se stessi, perché alla fine quella è la cosa giusta. Sindaca, vogliamo fare l'ultima domanda sul futuro di questi ragazzi? C'è qualcosa che vedete nel futuro? Sì, ora abbiamo una bella sorpresa anche per diciamo festeggiare questa onorificenza, ovvero che l'anno prossimo suoneremo al Circo Massimo. Sì. Quindi, il 9 luglio. Beh, il Circo Massimo e Roma vi aspettano a braccia aperte per cantare insieme a voi le vostre canzoni. Grazie, non vediamo l'ora. Grazie mille. Grazie. No, volevo chiedere una cosa, visto che avete riportato questa cultura rock, avete detto che vi ispirate ai grandi gruppi anni 70, volevo sapere chi era il Syd Barrett o il Jim Morrison. È interessante come... Ho qualche idea in proposito, però volevo sentirlo da voi. Diciamo ogni volta che Thomas fa le foto gli dicono sempre che sembra Syd Barrett. E allora con la lupa, sindaca, se vogliamo chiudere questo momento, questa premiazione davvero particolare con il simbolo di una grande città come è la nostra, a questi quattro giovani e con tutto il loro futuro. Un applauso ai Maneskin, grazie sindaca per averli portati qui. Grazie. Potremmo dire un dai.
non è un premio da poco. Se pensate che prima di voi, è vero che l'ultimo è stato per gli europei la nazionale, però insomma io penso al grandissimo Gigi Proietti, io penso al grande maestro Ezio Bosso, altro momento particolarmente emozionante di questa città, che ha regalato questa città con la Lupa Capitolina, e adesso un gruppo così giovane. Davvero complimenti a tutti, grazie. Grazie a tutti.